tre grandi periodi che corrispondono più o meno a tre grandi eruzioni. La prima è stata 40.000 anni fa ed è stata la più violenta, la più dirompente, ed è quella che ha fatto il terraforming, ha generato la Campania sostanzialmente, ha dato forma alla Campania e ha depositato materiale piroclastico che poi ha preso la forma del tufo grigio, che a Napoli viene chiamato anche piperno. Napoli ne è piena, a Pianura c'è via Croce, a Soccavo, scusate, c'è via Croce di Piperno. La reggia di Capodimonte è fatta quasi tutta in piperno, quindi diciamo, bene o male, dovreste sapere che cos'è il piperno. Se non lo sapete, magari approfondiamo con lui. La seconda grande eruzione dei Campi Flegrei è accaduta 15.000 anni fa, più o meno. Ovviamente queste sono stime, quindi non è che proprio 15.000 anni fa, però insomma più o meno 15.000 anni fa, ed è quella detta del tufo giallo, perché ha depositato materiale piroclastico che ha dato forma al tufo. Che cos'è il tufo, come è fatto il tufo, lo vedremo dopo quando arriviamo alle cave. Questa eruzione non ha fatto altro che buttare in aria, con una colonna di fumo che qualcuno dice anche alta 20 km, buttare in aria tutta una serie di polveri che a causa del calore, quando sono collassate a terra, si sono ammassate e sono diventate pietra, e quindi sono diventate tufo. Il tufo non è una vera e propria pietra, attenzione, una macchina facciamo